Trovo di Emma, chiaramente una gioia infinita, non sono più giovane, come si suol dire, però rimettersi in gioco con un teatro diverso è un'esperienza bellissima e comunque il motore devi fare questo mestiere, provarsi. È un viaggio questo spettacolo, è un cammino in cui ci sono diversi accadimenti, non c'è una vera e propria trama, però ognuno di noi porta una parte dell'umanità. La mia, quella che mi riguarda, è un contrappunto leggero a quella che è la situazione purtroppo contemporanea, piena di violenza, di guerra, insomma di varie difficoltà, e comunque rappresenta, se vuoi, anche la parte delle persone, l'umanità un po' più anziana, ancora legata alla storia passata, nella sua solitudine comunque, però vissuta con leggerezza. Well, it was a surprise, first of all, to work with Emma. I was a bit impressed at first because, of course, it's Emma Daunt and I've watched a lot of her shows, her plays. And so to work with her, it was, at first, I thought I had to be really good, really strong, really prepared. But what got me that she's really, she works on the human base. And on the emotion and on how you have to feel things. And so this is what really helped me to, let's say, travel in this play, in this world that just exists, because it really exists. And so it was a pleasure, and it is an experience to feel like, I love the fact that we call it a travel, because even inside of me, I travel, and this is an amazing experience. And what I will say also is that it's funny, but the people that I see in Spain, in Armenia, sometimes when I walk in Palermo, I feel like, oh, here is, okay, I see. And I feel like we are experiencing the real life, like real people, we are making people exist on the stage. Il spettacolo è emozionante e parla di noi, quindi di tutta l'umanità. Credo che sia la cosa più bella che in questo caso fatto Emma ci sbatte in faccia a noi che ci abbiamo lavorato, ma anche a chi vedrà quello che è contemporaneo ed è chiaro, luminoso questo suo sbattercelo in faccia. Credo che la gente comunque sì, è forte, intenso, però è un modo per fermarsi sulla propria coscienza, per guardare con coscienza. I think we're the same. I think that I hope that people will travel with us and that they keep on asking themselves questions about what the play is talking about. It talks about a lot of things that are still happening in this world, and I just hope that that will be in our world so they can keep on asking questions. And I feel like Ex-Familia is something that even goes out of the stage, and so if they are touched, moved by what they see, I hope that once they go out of the theater, they see the world differently. I love and dance. I love and dance. I love and dance.